Ciao, sono Veronica di Yoga Hub Trento e la pratica di questo video riguarda l'apertura delle anche. Andiamo a iniziare in piedi. Ho i piedi separati alla stessa ampiezza delle mie anche. Radico bene il mio peso a terra. Abbasso le spalle. Radico leggermente il coccige a terra in modo tale che la colonna segua le sue curve naturali. Piego leggermente il mento verso il petto in modo tale che il collo sia in asse con la colonna vertebrale. Chiudo gli occhi e mi concentro sul mio respiro. E mi concedo qualche istante per entrare nella pratica di oggi. Poi facciamo un profondo inspiro, un dolce lento espiro, apriamo gli occhi e siamo pronte a iniziare. Porto le mani al petto e Anjali Mudra. Sull'inspiro crescono le braccia al cielo e espiro, le apro grandi, ritornano le mani al petto e Anjali Mudra. Sull'inspiro crescono, guardo le mie mani e espiro, si aprono grandi, ritornano al petto. L'ultimo. Ok, andiamo a lasciare le braccia lungo il corpo, sull'inspiro crescono le spalle, le ruoto indietro e espiro, le ruoto in avanti, si abbassano. Inspiro, apro, espiro, chiudo, unisco il movimento dell'alzare e abbassare le spalle con un movimento di extra rotazione e intra rotazione. Ok, cambio verso, quindi sull'inspiro le porto in avanti, le alzo, espiro, le porto indietro, le abbasso. L'ultimo. Ok, andiamo a portarci nella posizione della sedia Utkatasana, i piedi sono sempre divaricati quanto il mio bacino, inspiro, sull'espiro fletto le ginocchia, scendono i glutei, li porto indietro. Ok, vado ad appoggiare le mani sulle cosce. Ok, voglio tenere la schiena dritta, allungata. Quindi dovrò fare una leggera antiversione del bacino, portare il sacro verso l'alto. Posso andare a controllare, metto una mano sulla mia lombare, la voglio sentire dritta, metto una mano sui miei addominali, sul mio ventre. Qua è sostenuto, non sto spanciando. Ok, riappoggio le mani sulle ginocchia, sulle cosce, sull'inspiro. Apro il petto, porto indietro le spalle, porto il sacro verso l'alto, espiro, sacro verso il basso, chiudo il petto. È il nostro movimento del gatto mucca, però fatto in Utkatasana. Sull'espiro chiudo, inspiro, apro, espiro, chiudo. Ancora un paio. Espiro, chiudo. Ok, sull'inspiro ritorno in stazione retta, in posizione retta. Ok, inspiro,
Sollevo le braccia al cielo, sull'espiro, fletto le ginocchia, entro in Utkatasana, scendo le braccia laterali, faccio un grande cerchio, inspiro, mi riallungo verso l'alto, espiro, scendo. Finito il prossimo espiro, inspiro in alto, espiro, scendo cambiando giro. Sono in posizione eretta, molto bene. Sull'inspiro allungo la schiena verso l'alto, sull'espiro fletto le ginocchia, scendono i glutei, entro in Malasana. Ok, divarico le gambe, i piedi in realtà, li porto a guardare verso l'esterno. Dipendendo dalla flessibilità delle mie caviglie, voglio però mantenere il ginocchio in linea con la punta dei piedi, quindi il ginocchio punta nella stessa direzione in cui puntano i piedi. Ok, vado a prendermi l'alluce con il dito medio e il dito indice, oppure se questo mi è scomodo appoggio le dita a coppa davanti a me. Ok, inspiro e sull'espiro entro in Uttanasana, faccio perno sulla punta dei piedi, riporto i piedi a puntare in avanti e mi fletto. Inspiro, ritorno in Malasana, riporto i talloni verso l'interno. Quando sono in Malasana, distendo la schiena. Espiro, di nuovo Uttanasana, mi fletto. Inspiro, Malasana, abbasso le spalle, allungo la schiena verso l'alto. Espiro, Uttanasana. L'ultimo, inspiro, Malasana. Espiro, Uttanasana, rimango in Uttanasana, vado a prendermi i gomiti con le mani, rilasso il busto verso il basso, lascio che sia il peso della testa a portarmi verso il basso, fletto le ginocchia se ho bisogno. Siamo in Uttanasana con i piedi, con le gambe più divaricate del solito. Ok, inizio ad ondolare verso destra, verso sinistra, dolcemente. Cullo il mio corpo. Lascio i gomiti, sull'inspiro distendo la schiena in avanti, in Ardha Uttanasana, porto in alto gli ischi, avvicino leggermente le scapole, distanzio le spalle dalle orecchie. Ok, espiro, di nuovo scendo in Uttanasana e sull'inspiro dolcemente, mentre fletto le ginocchia, risale il corpo, una vertebra alla volta. Vado ad aprire di più le gambe, punta, tallone, le divarico, più ampie dei miei fianchi. Vado a portare i talloni verso l'interno, le punte dei piedi verso l'esterno, stesso discorso delle ginocchia di prima. Ok, inspiro, sull'espiro, scende il bacino verso il basso, la schiena, il torso vuole rimanere perpendicolare al pavimento, quindi dovrò fare una leggera retroversione del bacino, portare il sacro verso il basso, vado a sostenere basso ventre. Sempre posso andare a toccarmi il mio corpo per andare a sentire la posizione anche con l'ausilio insomma del tatto. Ok, fletto le ginocchia e dondolo verso destra, verso sinistra.
mi fermo, centrale. Molto bene, abbasso le spalle, apro il petto. Porto le mani sulle ginocchia, se già non le avevo. Ok, inspiro, sull'espiro porto verso l'interno la spalla destra. Premo con le mani sulle ginocchia per tenerle aperte con dolcezza. Inspiro, torno verso l'alto. Espiro, porto verso l'interno la spalla sinistra. Inspiro, espiro, spalla destra. Espiro, spalla sinistra. L'ultimo. Sull'inspiro cresce il bacino distendo le ginocchia. Molto bene, mani ai fianchi. Porto i piedi paralleli tra loro. Porto i talloni leggermente verso l'esterno e l'alluce verso l'interno. Ok, inspiro, allungo la schiena verso l'alto, sull'espiro mi fletto a partire dal bacino, porto il sacro verso l'alto, scendo la lombare distesa. E poi continuo a spiegare la schiena e arrivo in basso, porto le mani a terra, sono sulla linea dei piedi. Se ho bisogno posso andare a divaricare di più le gambe, inspiro, distendo la schiena, espiro, mi fletto. Ancora una volta, inspiro, distendo la schiena, allontano le spalle dalle orecchie, espiro, scendo. Il peso del corpo è sull'avampiede in modo tale che i glutei sono in linea con i talloni, non li ho portati né indietro né in avanti. Ok. E anche qua inizio ad ondulare il corpo verso destra, verso sinistra. Poi inspiro e sull'espiro vado a flettermi sulla gamba destra. Inspiro, passo al centro e espiro, mi fletto sulla gamba sinistra. Torno al centro, ok, sull'inspiro distendo la schiena, espiro, vado a richiudere i piedi, punta talloni, li lascio più ampi delle anche e scendo in Malasana. Ok, vado a portare i gomiti all'interno delle ginocchia, mani al petto in Anjali Mudra, voglio distendere la schiena. Se il nostro Malasana è una posizione molto comoda in cui ci riposiamo, andiamo invece ad attivare la muscolatura, quindi voglio andare a micro sollevare il sedere da terra. Non mi ci rilasso dentro, rimango attiva. Vado a fare una leggera pressione con i gomiti all'interno delle ginocchia per andare ad aprire le anche. Allungo la schiena verso l'alto, mento leggermente richiamato al petto. Chiudo gli occhi. Porto l'attenzione al mio respiro.
inspiro e sull'espiro apro gli occhi. Ok, vado a allungare la gamba sinistra lateralmente e siamo in Skandasana. Vado a portare mano destra davanti al piede destro, mano sinistra è a terra, le dita a coppa per comodità. Ok, sull'inspiro punto il piede, espiro, lo porto a martello il piede sinistro. Inspiro, lo punto, espiro, lo porto a martello. L'ultimo, inspiro, lo punto, espiro, lo porto a martello. Sul prossimo inspiro cresce il braccio sinistro, porto il petto a guardare il soffitto. E se voglio posso andare a cercare il mio aggancio. Inspiro, espiro, sciolgo, entro in un affondo basso, mi giro, gamba destra davanti, ginocchio in linea con la caviglia. Scende il bacino verso il basso, punto il sacro a terra, glutei che vogliono venire in avanti. Abbasso le spalle rispetto alle orecchie, apro il petto. Sull'espiro appoggio il ginocchio sinistro a terra, prossimo inspiro cresco in Anjaneyasana. Espiro, mani a terra all'interno della gamba destra, vado a portare la gamba, il piede destro di taglio esterno. Ok, giro il busto verso destra, vado a prendermi, appoggiare la mano destra all'interno del ginocchio. Inspiro, sull'espiro faccio una leggera pressione, voglio andare ad aprire il ginocchio destro. Quando faccio questo movimento, idealmente il busto rimane in linea, girato verso destra, non vado a spostare il busto in fuori per andare a distendere il gomito, ma il busto rimane dov'è e leggera pressione. Ok, inspiro. Torno con il busto centrale, sull'espiro vado a portare gli avambracci a terra. Il piede destro è rimasto di taglio esterno. Scendo. Se non arrivo con gli avambracci, arriverò fin dove arrivo, oppure posso portarmi un blocco. Farmi spessore. Ok, prossimo inspiro, ritorno sulle mani, vado a richiamare il ginocchio sinistro e mi siedo a terra. Ok, vado a tenere le tibie parallele alla linea del tappetino, quindi non è una posizione a gambe incrociate quella che andiamo a fare, ma è una posizione in cui appunto le tibie sono parallele alla linea davanti del tappetino. Vado a portare il ginocchio destro sopra il piede sinistro e se ce la faccio e non mi duole, non mi fa male il ginocchio destro, vado a portare la caviglia, il piede destro sopra il ginocchio sinistro. Ora, come vedete, anche a me rimane molto sollevato, quindi quello che posso fare è andare o a mettermi un blocco davanti al ginocchio sinistro e andare quindi a appoggiare il piede, la caviglia sopra il blocco, oppure se anche questo è eccessivo, tolgo il blocco, lo poggio a terra. Però le gambe non sono incrociate. Ok. Inspiro e sull'espiro
fletto il busto in avanti, schiena dritta, fletto a partire dalle anche, scende il ventre, scende il petto e poi scende la testa. Invece di distogliere l'attenzione dall'anca destra, andiamo a portare il respiro in questa parte del corpo. Inspiro e sull'espiro, dolcemente sciolgo, vado a appoggiare le mani a terra, sollevo il bacino, allungo indietro la gamba sinistra, mi giro e ritorno in Malasana al centro del tappetino, porto di nuovo i gomiti all'interno delle ginocchia, attivo glutei, attivo cosce, micro sollevo il bacino da terra. Questo se è una posizione di molta comodità, se invece abbiamo bisogno di tenere il sedere sollevato perché i talloni non arrivano a terra, ovviamente lo sto già facendo, quello di attivare la muscolatura. Ok, abbasso le spalle. Inspiro, espiro, dolcemente sciolgo, poggio a terra la mano sinistra, allungo la gamba destra laterale e di nuovo inspiro, punto il piede, espiro, piede a martello, inspiro, lo punto, espiro, piede a martello, l'ultimo, e il prossimo inspiro, apro il braccio destro, porto il petto a guardare il soffitto. E come prima, se desidero, posso andare a cercare il mio aggancio, il mio baddha. Inspiro, espiro, dolcemente sciolgo, andiamo nell'affondo basso, questa volta abbiamo davanti la gamba sinistra, ho il ginocchio sollevato, abbasso il bacino, anche in questo caso se ho dei blocchi o dei libri li posso utilizzare. È sempre bene aggiustare la pratica al proprio corpo invece che il contrario. Aggiustare il corpo alla pratica, no, è la pratica che si aggiusta al corpo. Ok, espiro, appoggio il ginocchio a terra, inspiro, cresco, Anjaneyasana, espiro, mani a terra all'interno del piede, porto il piede di taglio esterno. Ok, giro il busto verso sinistra, vado a portare la mano all'interno del ginocchio sinistro, inspiro e espiro, dolce e leggera pressione all'interno del ginocchio.
Inspiro, espiro, ritorno al busto centrale, scendo sugli avambracci. Sull'inspiro dolcemente mi risollevo sulle braccia, vado a richiamare la gamba sinistra, destra, perdon, e vado a prendere la mia posizione del focolare, non mi ricordo sinceramente come si chiama in sanscrito, fire log, lo dicono in inglese. Ok, ho le mie tibie parallele, ho scelto la mia variante. Se con il piede sopra il ginocchio, piede sopra il block o piede a terra. Inspiro, espiro, fletto il busto. In questa posizione il lavoro lo dobbiamo sentire nell'anca, non nel ginocchio, quindi se lo sto sentendo nel ginocchio vuol dire che ho scelto la variante ancora eccessivamente complessa per il mio corpo e quindi scelgo il passo inferiore. Sull'inspiro dolcemente ritorno con il busto eretto, sciolgo la posizione, vado a portarmi con le ginocchia a terra, le gambe divaricate, unisco gli alluci e vado a portare il sedere in realtà all'interno dei talloni se ce la faccio, quindi se ho bisogno di separare gli alluci per farlo lo faccio. Idealmente il sedere è a terra, tra i piedi, attenzione alle ginocchia, sempre andare ad ascoltare i segnali del nostro corpo. Quindi sull'inspiro crescono le braccia al cielo, espiro va a terra la mano destra, allungo il braccio sinistro, oltre la testa. Inspiro, cresco al centro, espiro, vado dall'altro lato. Inspiro, cresco al centro, mano sinistra, ginocchio destro, mano destra dietro la schiena, se ce la faccio aggancio l'interno coscia sinistra. Spalle sulla stessa linea. E inspiro, passo dal centro allungo, espiro andiamo dall'altro lato. Mano che va al ginocchio sinistro, mano destra e il braccio sinistro che passa dietro la schiena. Giro il busto verso sinistra, abbasso le spalle, porto il mento sopra la spalla sinistra.
inspiro, allungo il centro, espiro, scendo le braccia, vado a sollevare i glutei, unisco gli alici, le ginocchia sono sempre separate. Voglio andare a portare il busto in avanti, però attenzione, se io qua porto il bacino in antroversione, cioè porto il sacro verso l'alto e spancio, non sento il lavoro all'inguine, all'interno coscia, che invece vorrei andare a sentire. Quindi vado a portare il sacro verso il basso e porto il bacino in avanti e dovrei sentire il lavoro all'interno delle cosce. Ok, inspiro, porto indietro i glutei, espiro, li porto in avanti, inspiro, torno indietro, espiro, li porto in avanti, premo bene i piedi a terra, inspiro, espiro, vengo in avanti, voglio portare il bacino verso il basso, verso terra, contemporaneamente premere i piedi per terra, non volerli sollevare, rimango. Portiamo attenzione anche alle spalle, a non averle chiuse. Ok, adesso vado a portare invece i glutei sulla stessa linea delle ginocchia, apro le gambe, voglio portare le caviglie in linea con le ginocchia, piedi a martello. Ok, inspiro e sull'espiro voglio andare a scendere con il busto tenendo i glutei in linea con le ginocchia. Cerca di rilassare il corpo ad ogni espiro, lascia che ceda. Prossimo inspiro, anche aiutandoti con le mani, risollevi il busto. Di nuovo uniamo gli alluci, riportiamo i glutei ai talloni, espiro, scendo il busto a terra, allungo le braccia in avanti, porto il petto a terra. Fai profondi inspiri e rilassa il corpo nell'espiro. Sull'inspiro dolcemente, anche aiutandoti con le braccia, risolleva, porta i glutei da un lato, libera le gambe, pianta dei piedi a terra, gambe divaricate, e vado a portare alternativamente le ginocchia all'interno, una all'interno, l'altra all'esterno, alternativamente verso destra, verso sinistra, il peso del corpo indietro,
sto sciogliendole anche ancora un paio. E siamo pronte per la prossima posizione. Vado a portare, sono sempre seduta a terra, vado a portare la pianta dei piedi a contatto e le porto poi vicino all'inguine. Ok, sempre gli ischi ben radicati a terra, se ho bisogno mi sistemo le carni, a me torna utile per sentire bene i miei ischi radicati a terra. Allungo la schiena verso l'alto, abbasso le spalle. Voglio andare ad aprire la pianta dei piedi come se fosse un libro e andare a portare le ginocchia verso il basso. Ok, inspiro, espiro, rilasso, vado a chiudere la pianta dei piedi, vado a prendermi la punta dei piedi, le dita dei piedi con le mani, apro il petto, rilasso le spalle, vado a molleggiare le ginocchia dolcemente. Ok, fermo. Inspiro, sull'espiro a schiena distesa, lombare piatta, voglio portare i gomiti verso l'esterno e scendere con il busto, scende il ventre, poi il petto. Infine, quando arrivo al mio massimo, rilasso il collo. Vado a portare attenzione alle mie spalle, di non averle contratte, ma cerco di rilassarle e di scendere a partire dal mio centro, non andando a tirare con le braccia. Sono d'aiuto, ma in realtà voglio scendere a partire dal mio piegamento in avanti, non dal mio tirare. Voglio portare le ginocchia verso terra. Ok, inspiro sull'espiro, dolcemente risalgo, anche con l'aiuto delle mani vado ad allungare le gambe all'esterno, ad aprirle in una divaricata frontale quanto posso. Anche qua mi sistemo le carni dei glutei, voglio sentire bene gli ischi a terra, allungare la schiena verso l'alto. A me piace andare a puntare i piedi per alcuni respiri. E ora farò un profondo inspiro e sull'espiro porto i piedi a martello, attivo i quadricipiti e rilasso la parte posteriore delle cosce. Ok, vado a portare la mano destra, anzi la tengo davanti, sull'inspiro cresce il braccio sinistro, espiro, lo allungo oltre la testa, fletto il busto lateralmente verso destra. Inspiro, cresco, espiro, mi fletto. Immagino di voler portare il braccio, in realtà non lo immagino, lo sto facendo, sopra la testa.
Quindi di non voler andare a chiudere le spalle, andare a portare il petto verso terra, ma continuo a guardare in avanti. Ok, inspiro e sull'espiro, questa volta vado a portare mano destra alla gamba sinistra e allungo il braccio sinistro oltre la testa. Se ce la faccio vado a prendermi il piede, però voglio portare il petto ad aprirsi, quindi non prendo il piede non chiudo il petto per andare a prendere il piede. Inspiro, ritorno verso l'alto, andiamo dall'altro lato, quindi mano sinistra davanti, inspiro, cresco, espiro, fletto il busto lateralmente verso sinistra, inspiro, cresco, espiro, fletto. L'ultimo e poi rimango. E inspiro, cresco, ok, vado a girare il busto verso la gamba destra, inspiro, sull'espiro, fletto il busto sulla gamba destra, inspiro, salgo, espiro, fletto, fletto sempre a partire dal bacino. Immagino che voglio allungarmi davanti mentre scende il busto. E l'ultimo, e rimango. Cerco di portare le spalle sulla stessa linea. Inspiro, risalgo, andiamo dall'altro lato, giro il busto verso sinistra, inspiro, espiro, mi fletto, inspiro, salgo, espiro, mi fletto, inspiro, salgo, espiro, mi fletto, l'ultimo e poi rimango. Inspiro, salgo, ok, è arrivato il momento di scendere centrali. Faccio molto riferimento agli ischi a terra, ma perché sono fondamentali in questa posizione. Quindi ischi a terra, voglio tenere le cosce che guardano verso l'alto, le ginocchia che guardano verso l'alto, piedi a martello che guardano verso l'alto. Inspiro e sull'espiro mi fletto in avanti. So allungare le braccia e immagino di voler andare a prendere qualcosa, di allungarmi davanti a me.
respiro, uso il respiro a mio favore. Prossimo inspiro, anche con l'aiuto delle mani mi risollevo. Ok, porto le mani sotto all'incavo delle ginocchia, aiuto a richiudere le gambe. Ok, di nuovo vado a portare i piedi con la pianta dei piedi a terra, mani dietro, e vado a sciogliere le anche andando a portare alternativamente le ginocchia da un lato e dall'altro. Ok, l'ultimo. Ok, rimane il ginocchio destro all'interno, cioè puntato verso sinistra. Ok, ho le gambe in una specie di Z, quindi ho la caviglia in linea con le ginocchia. Idealmente, senza idealmente, vorrei portare entrambi i dischi a terra. Quindi se ho bisogno di portarmi il piede più vicino al gluteo e più vicino all'inguine, lo farò. Busto eretto. Ok, inspiro, sull'espiro sciolgo, vado dall'altro lato, quindi vado a portare verso l'interno il ginocchio sinistro, verso l'esterno il ginocchio destro, posiziono i piedi secondo le mie necessità, ischi entrambi a terra, busto parallelo al pavimento. La sensazione che sto cercando in questa posizione è, in questo caso sull'anca sinistra, di ruotarla all'interno. Devo sentire questo tipo di sensazione. Se non la sto sentendo, provo a portare il piede più esterno. Radico l'ischio meglio a terra, porto il busto eretto, frontale, vado a sistemarmi tutti questi dettagli, dipendendo anche insomma la fisicità e l'anatomia di ciascuno, il dettaglio di una persona potrebbe non essere il dettaglio di un'altra, quindi li esploro per trovare il mio. Ok, inspiro, espiro, rilasso. Vado a portarmi con la schiena a terra, gambe divaricate, ginocchia flesse a 90 gradi circa, e vado a portare le ginocchia una contro l'altra.
al prossimo inspiro vado a raccogliere le ginocchia al petto, le abbraccio. Poi apro le braccia a croce, porto le ginocchia in linea con i fianchi, inspiro, sull'espiro le lascio scivolare verso sinistra, giro il collo verso destra. Sull'inspiro raccolgo nuovamente le ginocchia al petto. E poi nuovamente apro le braccia a croce, porto le ginocchia in linea con i fianchi, inspiro, sull'espiro, questa volta cadono verso destra e vado a portare il collo girato verso sinistra. Nuovamente sull'inspiro raccolgo le ginocchia al petto e do un lieve massaggio alla schiena andando ad ondulare verso destra, verso sinistra. E quando sono pronta entro in Shavasana nel rilassamento finale, allungo le gambe sul tappetino, sono divaricate, i piedi cadono naturalmente verso terra. Le braccia sono a terra, anch'esse divaricate, lungo i fianchi, vado a portare i palmi delle mani a guardare verso l'alto e rilasso i piedi, rilasso le mani. Faccio un profondo inspiro e una bella esalazione dalla bocca, rilasso tutto il corpo. Lo ripeto altre due volte. Lascio che il peso del corpo scivoli dolcemente a terra. E io ti lascio in Shavasana, puoi rimanerci quanto desideri.